2021, un anno in cui comunque tutti sappiamo quello che stiamo vivendo, non è necessario ricordarlo ogni video, però. C'è da dire che per questo prodotto devo dire che il periodo è anche abbastanza azzeccato sulla base delle necessità delle persone. Sì, perché quello di cui parlo oggi è un prodotto che secondo me come dire, è una rivelazione, è qualcosa che veramente può fare la differenza, può creare una grande comodità per videomakers e anche diciamo broadcasters, ma non a livelli epici super pro da televisione, quanto più soluzioni mobili e portatili per cose, diciamo eventi... Non non Così grandi, ma adesso vi spiegherò nel dettaglio cos'è e come si comporta questo Yolo Box che qui con me si chiama Yolo Box ed è di Yolo e adesso, adesso vorrei spiegarvi tutto perché. Prima di iniziare con la consueta recensione vorrei approfondire cos'è Yolobox, da dove arriva e perché potrebbe essere soprattutto qualcosa di estremamente utile e da conoscere a fondo. Si chiama Yolo Yolobox, arriva dall'azienda cinese Yololive che è nata nel 2015 e tratta di varie tematiche dedicate appunto al broadcasting anche se vorrei definire subito il segmento e il target. Vi dicevo prima non in super pro quanto più un'esigenza media diciamo normale leggermente avanzata ma appunto adesso poi capirete perché Yolo Live tra l'altro è un'azienda che si basa su un concetto eh, molto semplice, nel senso che, come molti di voi sapranno, soprattutto dai meme, Yolo, cioè Y-O-L-O, significa nel linguaggio dell'internet you only live once, cioè vivi solamente una volta sola. Yolo Live in questo caso ha voluto fare una, una connotazione, dare un significato diverso a questo, a questo termine, perché Yolo, in questo caso, sta per You only live once, cioè anziché vivi una volta sola, vai in diretta, vai in live una volta sola, giocando appunto sul, sulla parola live e live che si scrive nello stesso modo, ma vuol dire due cose diverse in inglese. Quindi questo è proprio il concetto dietro questa azienda. E vorrei specificare una cosa. Il fatto che sia un'azienda cinese non significa che eh, non sappia fare eh, i prodotti nel modo giusto, che utilizzi materiali chip, come a volte è capitato di, di notare o di, eh, che qualcuno me lo facesse notare, ma di fatto il fatto che sia cinese non significa assolutamente nulla. Questa è una cosa che ci tengo a specificare perché. Ragazzi, la maggior parte dei prodotti che utilizziamo arrivano comunque dalla Cina, vengono fabbricati in Cina, e secondo me questo è uno dei gioielli, come se arrivasse da una sorta di Silicon Valley cinese. Quindi, YOLO LIVE YOLO Box, ve ne parlo un pochettino, eccolo qui, lo vedete un po' meglio. È un. È un semplice monitor, ok? Visto così, è un semplice monitor a 7 pollici e voi direte perché mi serve un monitor a 7 pollici? Ne ho già mille di monitor a 7 pollici, 5 pollici, cioè qual è il fulcro di questo prodotto? Perché è più figo degli altri? Perché è una sorta di streaming box, cioè una risorsa definitiva per chi fa streaming, per chi fa live streaming e per chi lo fa in maniera... Diciamo più importante del banale o della banale webcam o della fotocamera collegata al computer. Vi faccio un esempio molto semplice. Supponiamo che voi oggi decidiate: no, ovviamente non avete uno Yolobox, altrimenti questo discorso non vale. Allora, decidete appunto di eh, dover fare una live, perché magari un vostro cliente ha detto: Eh sì, proprio così, di solito il cliente è tipico, dei clienti quelli un po' vestiti con, con la giacca e la cravatta che trovate su LinkedIn: Eh sì, ho bisogno di una live streaming. Devo fare un'intervista a sto tizio e, e devi venire qua, eh, ora permettendo il fatto che c'è il covid eccetera eccetera, ma molte interviste e molti eventi vengono comunque fatti dal vivo, con le distanze di sicurezza, le varie precauzioni eccetera eccetera. Quindi è una cosa fattibile al giorno d'oggi, quindi voi che fate? Vi serve un multicamera perché questo tizio parla di boh, un piatto che ha cucinato fantastico e voi dovete inquadrare sia il tizio, sia il piatto che appunto sta cucinando o il piatto di cui sta parlando. Questo è un esempio banalissimo, ok? Questo significa comunque che come minimo avrete bisogno di due inquadrature, che siano due videocamere, due fotocamere, due GoPro, due... due inquadrature. Quindi una sul tizio e una magari sul piatto, da un'altra parte questo è un brutto gesto ma è per dire sotto nel piatto, ok? E di conseguenza cosa fate? Andate lì in uno scenario normale col vostro computerino, portatile o... Con la, vostra, con la vostra scheda d'acquisizione attaccate tutto, sì, tutto molto bello, tutto molto facile ma. Il portatile deve essere molto potente perché comunque ci deve essere una CPU in grado di gestire due flussi video. Dovete avere poi o due schede d'acquisizione o una scheda d'acquisizione che vi permetta di collegare più inquadrature. Anche questo è un costo importante. Ci sono delle schede che fa ad esempio Black Magic che costano tipo 500 euro nel, nel, nel modello base per permettervi una eh, come dire, acquisizione da più fonti. Così come poi ovviamente avete bisogno anche di una connessione internet metti che non c'è il wifi dove non c'è la connessione, ti diceva: ah, sì, sempre sì, non c'è il wifi, non c'è niente ed è chiaro che eh, dovete portare voi la connessione. Quindi cosa fate? Usate una chiavetta con la scheda SIM come dieci anni fa oppure il classico Modemini Hotspot o anche, appunto banalmente il vostro smartphone. Questa soluzione funziona? Beh, funzionare funziona, però insomma, è un po' complicato, dovete passare anche da un software di streaming, magari un OBS che per quanto eh, sia gratuito è comunque anche un po' complicato, insomma, due robe, cioè, dovete smanettare e smattare un po'. E se vi dicessi che tutto quello che vi ho appena detto lo potete fare con questo YoloBox e basta? Ora, questo monitor sicuramente in questo caso assume un fascino completamente diverso. Quindi, prima di farvi vedere la prova poi di quella che è, di quello che è il monitor, quindi come funziona il dettaglio, vorrei farvi vedere come è fatto. Quindi, venite qui sotto con me che ve lo spiego. Questo qui l'avete già visto con anche le mie ditate, è YOLOLIVE YOLO Box. Eccolo qui. Era al contrario, Vabbè, fa niente. Comunque, le parti più importanti sono sicuramente. Queste che adesso vi spiego nel dettaglio. Quindi nella parte superiore abbiamo a partire da quella che è la mia destra del monitor una doppia porta HDMI Full, quindi tipo A di ingresso. Quindi qua potete collegare due fonti video, due fotocamere mirrorless, due videocamere, un computer, una videocamera, quello che volete. Poi c'è una porta USB 3.0 che è una bella sorpresa interessante che dopo vi spiegherò un HDMI out se avete bisogno appunto di un output, così come anche una porta LAN per collegarvi a una rete internet, un audio in per appunto mettere dei microfoni eccetera eccetera e una porta Type-C che è multifunzione, quindi funziona sia per la ricarica del dispositivo che ha una batteria integrata che adesso poi vi andrò a spiegare, sia per altre eventuali, altre eventuali operazioni. Nel lato opposto troviamo poi un'altra parte molto interessante che è un audio out quindi la possibilità di collegare ad esempio delle cuffie per il monitoraggio. E attenzione, uno slot per la sim, lo slot per la sim supporta sim 4G, 3G, insomma fino al 4G LTE. Ed è una standard sim, quindi potete tramite adattatori mettere qualsiasi tipo di sim praticamente. E vi serve proprio per collegarvi a internet col vostro piano dati mobile ovunque praticamente. Quindi questa è una cosa molto importante. C'è cioè, il classico attacco poi del treppiede o per i vari. Ehm, Mount per lot show, così come anche uno slot SD che vi sarà utile per andare a utilizzare tutte quelle funzioni, come ad esempio il recorder, perché è anche un recorder, quindi vi permette di registrare all'interno di un SD fino a 128 giga. Così come anche, volendo, potete caricare tramite questo SD delle grafiche in PNG personalizzate. E queste grafiche PNG personalizzate vi serviranno per fare degli overlay, dei lower thirds, cioè di sottopancia o aggiungere dei dettagli alla vostra live. Insomma, proprio delle grafiche che di solito normalmente carichereste all'interno, eh, non so, di OBS o di un altro programma o servizio di live streaming. Allo stesso modo potete anche caricare dei video in MP4 da utilizzare durante la live, stessa cosa che fareste con altri programmi o servizi di streaming. C'è poi il tasto di accensione o stand by, ma la cosa più interessante, interessante ragazzi, vabbè, ve la dico tra poco, ancora manca un pezzo e c'è cioè una batteria integrata da 5500 mAh che garantisce circa 3 ore di autonomia e vi permette appunto di gestire le varie live, o comunque si può ricaricare tramite USB Type-C e questo è già una cosa importante, batteria integrata che permette comunque allo Yolo Box di pesare 480 grammi, che è veramente leggerissimo, pesa praticamente come un normalissimo monitor classico che si utilizza per le fotocamere e le videocamere. Ma in realtà dentro un mondo. E tra le altre cose che ha dentro, ragazzi, vediamo se riesco a farvelo vedere in tempo reale, anche al contrario. Beh, c'è anche Android perché. Il, lo schermo è da 7 pollici touch quindi un touchscreen ovviamente capacitivo che supporta anche il multitouch e supporta anche un sacco di cose che tra poco vedrete sicuramente il tempo di accensione richiede qualche qualche secondo perché è necessario comunque eh, far avviare tutto il sistema eccetera eccetera non era in stand-by quindi non ha in questo caso l'avvio rapido ma dentro c'è android quindi in questo momento sono al contrario e vedrete poco ma di fatto ecco qui cioè, tranquillamente Android e potete gestire il tutto proprio con questo sistema operativo eh, di Google. Chiaro, si tratta di un Android in versione modificata, non è che c'è proprio dentro Android con il Play Store, scaricate le app. Forse sarebbe stato figo, forse no, perché comunque poi uno scarica mille app, riempie tutta la memoria, satura il mondo e diventa qualcosa di inutilizzabile. È una versione modificata di Android fatta direttamente dall'azienda YOLO Live. Ora io lo sto usando da un mesetto circa, questo monitor, per fare qualche prova, qualche ventina, qualcosa di, di non troppo impegnativo ecco e devo dire che in un mese ho già visto molti aggiornamenti, ma non significa che non funzioni bene, significa che è un'azienda molto attenta a appunto alla gestione dei vari bug, problemi o all'aggiunta di nuove funzionalità, ad esempio mi viene in mente che da poco sono state aggiunte due funzionalità importanti come ad esempio la ehm, possibilità di leggere file PDF per gestirli appunto in una diretta, che potrebbe essere utilissimo, così come anche una modalità split screen che permette di prendere due fonti video e metterli proprio in split diretto automatizzato. Quindi questa è la parte veramente interessante. Adesso io tra poco andrò a farvi vedere come funziona nel dettaglio quindi cambio inquadratura, faccio magie varie ma di fatto prima volevo snocciolarvi qualche altro dato tecnico che potrebbe interessarvi su uh, YOLO Live Yolo Box. Allora, supporta abbiamo detto, porta HDMI quindi supportano degli ingressi per quanto riguarda fonti video, così come supporta la registrazione e la gestione audio AAC, così come anche la risoluzione video fino al 1080p, passando per il 1080 interlacciato, per il 720 o anche il 480. Potete quindi importare dei flussi video fino a 1080p, così come anche ritrasmettere, poi quindi fare uno streaming di un flusso video, sempre a 1080p. Supporta poi YoloBox... La possibilità di streaming diretto su varie piattaforme, ad esempio, magari avete già visto prima accendendolo che. Supporta l'accesso diretto a Facebook e YouTube. Quindi fate proprio il classico login, come l'avete sempre fatto. Spunta la tastierina. Questa cosa è supportata anche per l'altro social, quello viola, innominabile qui su YouTube, quello, quello famoso per, per i videogiochi e di Amazon. Vabbè, comunque quello. E vi basta semplicemente fare il login, esattamente come su un normalissimo smartphone o tablet Android. Nel momento in cui dovete immettere il testo, compare la tastiera, cosa che dopo vedremo. Fate il login nella piattaforma che preferite e tranquillamente potete eh, fare live streaming. Supporta YoloBox eh, il multistreaming, quindi potete anche fare eh, una diretta su Facebook e in contemporanea su YouTube, live sempre, leggere i commenti, interagire, mettere sotto pancia, mettere grafiche personalizzate, insomma potete avere una sorta di regia tascabile pronta all'uso. Ovviamente nella scatola non c'è non ci sono le fotocamere, non c'è tutto il resto, questo mi sembra chiaro. Ma nella scatola, che tra l'altro è molto fornita, c'è già anche un supporto hot show, quindi per attaccarlo alla slitta hot show eh, superiore della fotocamera, così come anche due cavi HDMI e il classico pirulino, quello per togliere lo slot della SIM e inserire la vostra SIM come succede nei vari smartphone odierni. Quindi è comunque una scatola piuttosto completa che include anche una pochette protettiva per lo YoloBox, ma di fatto se prima magari giravate con due fotocamere, il portatile, caricatore del portatile, caricatore delle fotocamere, batterie delle fotocamere, i microfoni e questo è il modem per l'hotspot e chissà quante altre cose, e i treppiedi, insomma 100.000 kg. Oggi potete, cioè con YoloBox potete tranquillamente togliere tutto il peso e la responsabilità del computer, perché poi anche lì il computer che sia portatilo fisso, ancora peggio il fisso, necessita comunque di una postazione, un piano d'appoggio, un luogo sicuro, isolato, lontano da occhi indiscreti, in cui stare tranquilli per, fare, per gestire le vostre cose, mentre questo YOLOLIV lo, lo mettete sulla fotocamera, su un braccio, sulla slate of show, insomma, dove volete, è lì, gestite tutto da lì, io nelle varie prove di dirette che ho fatto, semplicemente mettevo, il monitor su una delle due fotocamere, poi chiaramente facevo partire un cavo che andava dalla fotocamera della seconda inquadratura fino a, allo YoloBox per gestire il tutto, ma di fatto una volta impostata la seconda inquadratura anche lontana da me non avevo più troppo bisogno di andare a smanacciare la fotocamera e di conseguenza potevo gestire tutto ciò che riguarda la parte regia direttamente dallo YoloBox, cosa che dal mio punto di vista è molto importante per i cambi camera, per le transizioni, insomma, con il fatto che poi ci sia anche Android a bordo è veramente una rivelazione importante. Però, ciancio alle bande, andiamo a vedere come si comporta YOLO Box. Quindi, facciamo un cambio in quadratura magico e vi dimostro in tempo reale come funziona, come fare una live, come fare il setup, insomma, come funziona il multicamera, come gestire il multicamera, eccetera, eccetera, eccetera. Vedrete che anche se non siete super tecnici espertoni. In Poco tempo riuscirete a realizzare una live con questo monitor sulle varie piattaforme principali per in realtà mille esigenze possibili. Che io vi ho detto prima un'intervista, ma può essere una conferenza, può essere una partita di calcio e dopo vedrete perché ve lo dico. Così come potrà essere un matrimonio e credetemi, li fanno i live streaming dei matrimoni. Quindi. E soprattutto potreste anche avere una sorpresa sul numero di fonti video utilizzabili, ma ve lo spiego. Andiamo nell'altra inquadratura che ve lo spiego meglio. Eccoci qui, questa è l'interfaccia, diciamo base, di eh, YOLO Live YOLO Box. Vedete che qua ci sono mille test vari, alcuni li ho cancellati, altri li ho rifatti, altri li ho lasciati. Però per farvi vedere la prima interfaccia che si vede ora, qua cosa vedete? Vedete la batteria al 97%. La connessione wifi presente perché sono in studio, i vari settaggi come ad esempio la lingua, i vari profili che ho collegato, eh, in arrivo anche Twitter, così come anche le mail, il network settings, vedete eccolo qui, che potete decidere se utilizzare la connessione Ethernet, il mobile network, fare hotspot e tethering per qualcun altro perché sì. Potete anche mettere una SIM qui dentro e poi fare l'hotspot direttamente per un altro dispositivo, quindi ad esempio uno smartphone che è rimasto senza SIM. Così come anche gestione WiFi. Le lingue, attualmente c'è inglese e due tipi di cinese barra giapponese, non ne ho idea. Comunque eh, linguaggio tendenzialmente asiatico. Ecco. Però vabbè, è abbastanza tutto comprensibile, come dire, quindi non è un grosso problema. Pertanto, questa è l'interfaccia. Come si fa a creare un evento? Vi faccio vedere. Basta fare più qua. Si mette il titolo della live stream. Qua esce la tastiera, faccio test YouTube. Eccolo qui. Faccio next la classica tastiera Android. Qui mi dà la possibilità di mettere una descrizione e la mia descrizione sarà descrizione, che in realtà è descrizione. Però se io cancello, vedete che se premo cancella, cancella descrizione. Attenzione, questa è niente. Questa è il quanto io sono bravo a scrivere con la tastiera la touch e le odio. Vabbè, Comunque, questo è: posso anche ehm, fare uno schedule, quindi una programmazione data e ora di una live oppure faccio create e lui me la crea subito vedete nelle altre mi dice finish che non sono le pastiglie per lavastoviglie ma eh, dice appunto che queste live sono finite questi eventi sono finite non posso fare più niente qui però se c'è continue vuol dire che io posso continuare e andare a, a gestire tutto quello che è il mio flusso di lavoro ora qua ovviamente non c'è fondamentalmente quasi nulla perché è tutto vuoto eh, non, non c'è niente da fare in questo momento c'è semplicemente da capire come vengono gestite le, le varie sorgenti appunto. Ora quindi vediamo qua mi dice chiaramente 1080p go live adesso non ci interessa qua c'è la serie overlay se ne avevo creati qualcuno ne avevo creato qualcuno qui possiamo anche tranquillamente gestirlo in questo modo quindi posso fare lower thirds e qua mi dice quello che potrei fare quindi qua ad esempio c'è ci sono dei classici lower thirds che sono quello diciamo laterale quello che prende tutta la parte video un altro con un design diverso quello rolling quindi che va a girare io posso farne uno normalissimo quindi faccio attenzione il titolo metto titolo ok e sotto metto ciao perché è un famosissimo vabbè qua poi posso anche spostare i vari i vari, come dire, I vari elementi, e poi posso anche ovviamente modificare la dimensione. E qui, fondamentalmente, è un semplicissimo sottopancia che io ho già messo ed è già pronto qui. Spostandolo, posso ovviamente gestirlo, posso metterne più di uno. Qui ci può andare anche una grafica. Quindi, se fate image overlay, lui vi dirà: non c'è niente. Sì, perché nella sim non hai messo niente. Ma se qui io metto dei loghi, degli elementi PNG, eccetera, eccetera, li troverò da utilizzare la prima sezione è quindi overlays che funziona in maniera molto semplice la seconda è platform quindi posso loggarmi su youtube posso loggarmi su facebook posso loggarmi su quell'altro che non dirò così come anche vedete questo è il stream test lo stavo provando con il protocollo rtmp che fondamentalmente lo rende eh, questo yolo box funzionante con qualsiasi eh, piattaforma teams skype qualsiasi altra linkedin perché tramite rtmp io vedete posso fare così custom lui mi dice di ehm, prendere questo link che sarebbe eh, impossibile da leggere tutto perché già qua tra l'altro non, non si vede e quindi c'è questo bottone click to send link to your email nel momento in cui premo questo tasto vedete click to send link to your email lui me lo manda alla mail che ho registrato all'inizio e io tra, entro dal computer dall'altra fonte trovo la la, 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 for, la sorgente RTMP da utilizzare che poi comparirà qui esattamente come ho fatto quindi se io volessi andare live con questo box anche tramite le stream ehm, piuttosto che altri, altri servizi di streaming live stream e così via basta che io abilito qui e lui pam direttamente va la terza voce è dedicata all'audio quindi sound level qui c'è il tipo di volume del monitoring quindi quello che effettivamente andrete a sentire in cuffia così come potete lasciare la gestione dell'audio automatica a, allo YOLO Box, cioè potete fare in modo che lo Yolo Box rilevi vari picchi e possa abbassare e gestire i volumi? Oppure selezionandoli, poi potete tranquillamente andare, ovviamente, una volta collegate le fonti, andare a gestire i singoli eh, vari volumi. Allo stesso modo, questa è la sezione scoreboard. Vi ricordate che prima vi parlavo di partite di calcio? Perché abilitando il scoreboard display vedete ve lo ingrandisco, ecco qui c'è fondamentalmente uno scopo, cioè il tabellone dei punteggi che potete mettere direttamente nella live, ovviamente potete leggere, eh, mettere i vari nomi dei team, assegnare o togliere gol, mettere anche il tempo, io adesso posso mettere, non so, periodo, mettiamo qua, ecco, facciamo un esempio, qua non, non so scrivere, sono la tastiera del touch, scusate sono vecchio, eh, facciamo primo, no, primo... Tempo, ok. Team info, andiamo a mettere le informazioni. Quindi game name, facciamo 2022 per stare in linea con quelli che saranno i mondiali. Quindi eh, team 1 mettiamo ovviamente il famosissimo Cardano. Cardano AC, ecco, mettiamo, se riesco a scriverlo, è eh, AC. Cardano AC contro ovviamente... Eh beh, contro ovviamente il Manchester United. Ok, quindi la partita sarà Cardano AC contro Manchester United. Posso anche caricare i loghi, vedete. Io da qui ovviamente se gli metto i loghi li posso caricare. Qua dice dovresti caricare un file PNG 96x96 dentro nell'SD. Io faccio comunque, eh, torno indietro, faccio done, l'abbiamo fatto e adesso vedete che... Cardano al campo contro Manchester United per i mondiali di calcio del 2021, cosa che non può succedere perché non sono nazionali, ma fa niente. Possiamo anche cambiare i colori di sfondo, mettere il primo tempo, far partire il time. Quindi, qua parte direttamente il, il tempo, no? Quindi Può funzionare così, posso anche resettarlo, posso toglierlo, eccetera, eccetera. E questo è fondamentalmente un modo per rapidamente creare una grafica che può ovviamente supportare vari overlay per una competizione sportiva a due o più squadre. Insomma, quindi si possono customizzare tutti quanti, ma sono uscito sbagliato. Poi questa è la sezione dei commenti, quindi si possono leggere i commenti che vengono fatti direttamente su Facebook o YouTube. Attualmente infatti dice che vengono supportati solamente questi due tipi di piattaforme. Poi vengono eh, visualizzati fino a 100 commenti così come è possibile appunto leggerli, metterli sullo schermo, commentare insieme ai commenti quindi rispondere a eventuali domande eccetera eccetera eccetera. Qui nella sezione dei, degli ingranaggi quindi c'è la possibilità di eh, scegliere la, il modo in cui si fa lo switch da una telecamera all'altra così come anche eh, il tipo di gestione dell'SD che adesso non è dentro così come anche le, le transizioni, cioè se fare un cut, un fade, un wipe, directional wipe, insomma, sono tantissimi tipi di eh, transizioni utilizzabili, anche in questo caso, se, se abilitare il bar cropping, eccetera, eccetera, che non è un, un bar che viene, vi, vi danno i cocktail, ma semplicemente fanno un crop con delle bande, ok? Quindi questo è fondamentalmente la gestione molto semplice, ma andiamo a vedere cosa succedesse, gli collego delle fonti e qui potrei collegargli due fonti diverse. Ad esempio, vediamo un po', qui si dà il caso che io, abbia, che io abbia qualcosa, si dà il caso che io abbia questa fonte video, quindi la mettiamo in HDMI 1, eccola qui, presa in tempo 0, vabbè qua di fianco a me, eh, lo sapete, qua mettiamo il cavo, eccolo qui, e qui già si vede in tempo reale quello che sto facendo. Ora posso ovviamente aggiungere un'altra sorgente, quindi abbiamo un altro cavo HDMI. Qui eh, per niente preparato, prima questa cosa, assolutamente no, ma ci mancherebbe. E qui abbiamo la seconda fonte. Attenzione che questa fonte in questo caso, come vedete, non ha un clean output, ma semplicemente perché non l'ho abilitato io nelle impostazioni, fate finta che sia un clean HDMI output. Però, di fatto, avete visto come è semplice gestire in un attimo le, la multicamera. Questa è fondamentalmente la modalità. Io posso fare così. E se io seleziono qua, facciamo finta che io vada live su una piattaforma di test così a caso, ok? Go live, start streaming, sì, fine, qua vediamo in tempo reale i capabits, quindi la velocità e il tipo di qualità della diretta, gli FPS, eventuali drop di frame, il tempo trascorso della diretta e ovviamente il segnale audio che viene captato in questo caso dalle fotocamere che sto usando. Poi posso anche decidere, in questo caso essendo su quell'altra piattaforma che vi dicevo che, non è, che è innominabile, non c'è supporto ai commenti, però... Posso decidere di andare live su altre piattaforme senza problemi in simultanea. Anche qui posso abilitare in tempo zero degli overlay e vedete che è un overlay a caso che avevo già fatto, ma di fatto in tempo zero ho fatto questa cosa qui con due clic. Immaginate di avere questo monitor sopra alla fotocamera o in una posizione più comoda che preferite, tutto funziona in un attimo. Così faccio la fine del... Posso anche fare la pausa della live stream in realtà. Così non chiudo questa sessione che ho appena creato. Ma attenzione perché adesso vi faccio vedere altre due cose molto interessanti. Supponiamo che, come dire, abbiate un problema come il mio, che non sapete scrivere col touch, o siete scomodi a gestire le cose con le dita, vorreste fare qualcosa di più. Quindi, tadan, ho recuperato un vecchissimo mouse che avevo in giro, un mouse USB qualunque, lo collego qua sopra, non ce la farò mai perché non ci vedo. Eccolo, eccolo, lo collego e voilà. E voilà, non so se lo vedete, ma qui c'è il cursore adesso e con il cursore io posso tranquillamente andare a gestire la mia live, senza problemi. Posso andare qui, posso fare così, vedete sto usando il mouse, eh? adesso lo metto qua, c'è il filo, voilà. La stessa cosa vale per la tastiera, quindi se io collego una tastiera o gli collego qua sopra magari un hub con tastiera e mouse, io posso gestire tutto con mouse e tastiera, scrivere cose, adesso non ho qui una tastiera, ma il concetto è lo stesso e Posso gestire tranquillamente tutte le varie opzioni e impostazioni Quindi, ed è anche molto rapido. Tra l'altro, come vedete c'è cioè il click è praticamente in tempo reale. Questa, ragazzi è una figata, cioè non c'è niente da, da aggiungere. Ma facciamo un altro esempio molto più cattivo: diciamo così: tolgo questa USB col mouse via. Supponiamo adesso che io abbia questo. Questa è una semplicissima scheda d'acquisizione comprata su Amazon a tipo 10 euro, una roba veramente, vedete, ha semplicemente una, un USB e un HDMI. Prendo questo, lo collego qui alla porta USB, stacco uno dei cavi così giusto per provare a vedere, voilà, stacco un HDMI quindi non si vede più e lo attacco qui a questa scheda d'acquisizione banalissima che ho trovato appunto su Amazon. E voilà, mi dice USB. Ed eccoci qui, sempre live, con la fonte USB. Quindi io posso collegare un'altra fonte HDMI qui di fianco e di conseguenza avere fino a tre inquadrature diverse. Tra l'altro nel, nel software c'è scritto che collegando una fonte USB ci potrebbero essere dei rallentamenti, è proprio una questione di velocità. Ma onestamente dal mio punto di vista non ho trovato nessun tipo di rallentamento. Vedete, io sto salutando con la manina qui di fianco, non c'è nessun tipo di rallentamento e anche questa cosa qui è veramente veramente straordinaria. Quindi questo è un altro grande vantaggio di Yolo Vivo Box che secondo me, ragazzi, è veramente una figata pazzesca. Io eh, lo uso da un po' e c'è qualche difettuccio, va bene, ci sta, ma obiettivamente con tutte queste funzioni possibili, la possibilità di caricare PDF, la possibilità di caricare grafiche, loghi, video, inserire Cose tramite sd vedete ecco ehm, l'usb potrebbe richiedere più tempo per essere processato insomma un sacco di cose veramente veramente ben fatte insomma avete visto che Yolo box è veramente una figata posso dirlo cioè, secondo me è un prodotto proprio a rivelazione di questo 2021 barra fine 2020 azzeccato per il periodo ma che può comunque farsi strada anche per il futuro in italia costa circa mille euro e onestamente sì, è un prezzo che può far paura, sto certi punti di vista, ma mi rendo conto che l'attrezzatura necessaria per sostituire questo monitor costa sicuramente di più rispetto a questo. Vi basti pensare anche banalmente a delle schede di acquisizione di Blackmagic o di altre aziende che quasi arrivano al prezzo di YoloBox e fanno semplicemente acquisizione. Chiaramente ci sono delle differenze. Come vi dicevo prima, YoloBox non è un prodotto di segmento super alto, super broadcast, super wow. Facciamo le trasmissioni, siamo Sky, siamo Netflix, cioè non hai questi livelli, diciamo. Però per esigenze comunque normali che ripeto possono essere tantissime, è veramente un salvavita. Io l'ho provato per alcuni clienti, per alcune live streaming di appunto interviste, banalmente anche mettere ehm, due persone in due stanze diverse per intervista, in split screen, insomma, per, per fare in modo che comunque possa funzionare, insomma, ho tirato un cavo lunghissimo da 20 metri, da una stanza all'altra, insomma, ho gestito tutto senza problemi tranquillamente, chiaro, non è possibile controllare la, eh, i settaggi della fotocamera e della videocamera questo è un plus che c'è veramente su pochissimi dispositivi ed è fattibile solo con pochi sistemi ma di fatto come dicevo prima per cose statiche che può essere anche magari banalmente il concertino del locale di, della piccola città quando sarà poi possibile fare nuovamente dopo il covid Insomma, queste sono esigenze che, che comunque non richiedono nemmeno una regia da broadcast super wow, soprattutto perché magari non c'è il budget. Eh, magliettina classica non c'è budget, della Slim Dogs bellissima. Ma di fatto, sono quelle, tutte queste situazioni in cui Yolobox potrebbe, anzi può, fare la differenza. Potete trovare Yolobox nei vari rivenditori italiani, potete cercarlo appunto tranquillamente come disponibilità, è disponibile anche su Amazon, venduto comunque sempre tramite vari rivenditori. E vi ricordo che per tutti i vari dettagli ulteriori potete eh, andare a leggere la mia recensione testuale su Photonerd che vi metto qui sotto in descrizione. Quindi, per tutto il resto, ovviamente rimango a disposizione con tutte le domande per il futuro, spero. Che Yolobox possa avere alcune funzioni interessanti. Io ho visto col fatto che c'è dentro Android c'è da dire che è una figata per, il, per quanto riguarda le funzioni, la comodità, eccetera, eccetera, anche il fatto che si possa collegare a un mouse, tutte queste cose qui. Ma a volte c'è qualche rallentamento, qualche piccolo crash, comunque è sempre Android, è una cosa che succede anche sugli smartphone, uh, succede spesso, ci sta, non è mai crashato, non è mai, non è mai bloccato durante una live, questa è una cosa molto importante, non ho mai avuto problemi di questo tipo, i problemi vari di rallentamenti li ho avuti più che altro in fase magari di, come dire, impostazione e composizione della live, di quel tipo di evento, di quella diretta, quindi è una cosa che comunque può succedere ma, ripeto, ci sta e fa parte del gioco perché comunque non si può avere tutta la perfezione. Tutto fantastico. Spero che in futuro vengano aggiunte sempre più funzioni, eh, come ad esempio anche la possibilità banalmente, sempre tramite Android, di eh, invitare un ospite, proprio che si collega a una stanza dall'esterno, come se fosse StreamYard, Restream e altri vari servizi, o un Meet, Skype, cose del genere. Che io invito appunto con un link e poi lui eh, entra in quella sessione. Io lo, poi, lo posso mettere dentro nella sessione. Quelle cose che oggi si fanno con appunto, StreamYard e tanti altri servizi di uh, streaming online... Che però in questo caso farebbero diventare YOLO Box un killer totale, completamente, soprattutto con questa fascia di prezzo. Anche perché vi ricordo che voi potreste pensare, eh, però 1000 euro sì, ma eh, servizi come Restream, ad esempio, nel piano Pro che vi permette di fare tutto, hanno un costo importante, quasi 100 euro al mese. Quindi, facendo due conti in 10 mesi avete pagato uno Yolobox fondamentalmente, presto detto. Quindi, poi ovviamente. Dipende sempre dalle esigenze molto specifiche di ognuno di noi, ma onestamente io mi sono trovato molto bene con questo, con questo prodotto che veramente è, un, è, un, è una genialata. È un prodotto intelligente, fatto bene, ben strutturato e che può essere utile veramente a tantissime persone. Forse mi viene anche in mente per il futuro un'altra versione dello box potrebbe essere carino avere la batteria removibile perché effettivamente ci sono delle situazioni in cui si scarica e insomma ci mette un attimo a riprendersi bisogna mantenere l'alimentazione non sempre avete una presa di corrente a disposizione quindi banalmente cambiare rapidamente la batteria può salvarvi un sacco di tempo quindi questo sicuramente è un, è un buon proposito per il futuro poi personalmente mi piace questa dimensione 7 pollici secondo me è quella giusta per mantenere la portabilità massima ma mi piacerebbe vedere anche uno YOLO Box Max, no? Pro Max che ormai va di moda questi nomi, con appunto una variante più grande. Non so, magari un 10 pollici che è chiaro che diventa meno portatile, ma per tutte quelle esigenze in cui la, la portabilità magari non mi interessa troppo perché sono in studio, ho la corrente o tutto, ho un supporto mostrativo, insomma, anche brevemente uno schermo da 10 pollici potrebbe rendere molto più semplice la gestione di alcune. Eh, possibilità alcune eh, funzioni varie eccetera eccetera chiaro questo è un prodotto che punta tutto sulla mobilità estrema e da qui si eh, evince anche il motivo della presenza di una batteria non removibile però di fatto ci potrebbero essere tante versioni diverse in futuro di questo yellow box di un progetto che comunque secondo me è solamente all'inizio perché vero magari non è modulare dal punto di vista hardware, ma è sicuramente modulare dal punto di vista software. E con il fatto che vi ripeto ancora una volta, col fatto che c'è dentro Android, domani il produttore potrebbe decidere di fare un super aggiornamento totale che cambia quasi tutto in meglio, aggiungendo un sacco di funzioni che trasformano realmente questo prodotto. Quindi, questa è una cosa molto importante da capire. Mi aspetto grandi cose in futuro eh, per questo YOLOBox. Quindi anche in questo caso è giunto il momento in cui si chiude il sipario vado a fare delle dirette su quel social che non si può nominare niente